Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Naturalmente parliamo delle regionali di domenica prossima in Abruzzo e lo facciamo con una nuova trasmissione dedicata ai rappresentanti delle liste nelle circoscrizioni provinciali. Questa settimana, oggi e domani, incontreremo i rappresentanti delle liste in due trasmissioni. Con loro affronteremo i temi della regione, naturalmente, ma anche un po' più focalizzati sul collegio elettorale nel quale sono candidati. Li presento come sempre, evitando insomma una tornata iniziale, direttamente con la prima domanda, ringraziandoli nell'aver accolto il nostro invito. La formula è sempre la stessa, io farò la stessa domanda a tutti, poi dopo un paio di minuti sentiranno un cicalino per completare il ragionamento e poi userò un ordine diverso di risposta nelle successive domande. Saluto e ringrazio il candidato consigliere regionale uscente Leonardo D'Addazio di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui nei nostri studi. Con lei, così come gli altri, la prima domanda è relativa ai toni e alle sensazioni di questa campagna elettorale che ormai è arrivata all'ultima settimana, una campagna elettorale che ha assunto, anche alla luce di quello che è avvenuto in Sardegna, anche un rilievo nazionale. Sull'Abruzzo ci sono un po' tutti i riflettori del paese, l'opinione pubblica attende un orientamento ed è quello che poi esprimeranno i cittadini nelle urne. Voi come state vivendo questi ultimi giorni e soprattutto che giudizio date su questa campagna elettorale e sulla portata del confronto politico da Dazio? Oh, per quanto riguarda la campagna elettorale vedo che procede spedita e molto bene per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il centrodestra. Sicuramente la Sardegna non è un indicatore, anche se come coalizione di centrodestra noi in Sardegna abbiamo avuto un consenso molto più ampio del centrosinistra, quindi pensiamo che come il 2019 è stato, diciamo, il motore che ha fatto ripartire il centrodestra, così sarà per confermare il governo Marsiglio che in questi anni ha lavorato molto bene. Io penso che ci si debba concentrare più a parlare dei programmi che vuole attuare una coalizione e non parlare esclusivamente denigrando la compagine avversaria, perché credo che i buoni propositi che ci sono e confermare la programmazione che c'è stata in questi 5 anni darà dei frutti eccezionali se i cittadini vorranno di nuovo confermare un governo che ha lavorato così bene in questi 5 anni. Voglio ricordare quello che è stato fatto, che potrà essere messo a terra, soprattutto la rete ospedaliera, che è stato frutto di un lavoro sinergico tra i consiglieri di maggioranza e che ha portato soprattutto in provincia di Pescara dei grossi risultati. Credo che i toni devono essere abbassati perché la popolazione non ha bisogno di capire cosa non va nell'altra coalizione, la popolazione ha bisogno di sapere cosa vuole fare una coalizione, quindi credo che si debba essere propositivi e non si debba solo esclusivamente denigrare l'avversario politico, anche perché i benefici portati in questi 5 anni non sono per cittadini di centrodestra o di centrosinistra, ma sono dei benefici portati a tutti, a tutta la cittadinanza, quindi ogni regione che si rispetti e che riesce a programmare ha bisogno non di 5 ma almeno di 10-15 anni per mettere a terra e realizzare tutto quello che è stato fatto e stato programmato in questi 5 anni, quindi sì. Io non credo che i cittadini vogliano tornare al governo di centrosinistra, che sicuramente non ha lavorato bene nel quinquennio governato dal deputato D'Alfonso, quindi spero che ci sia la conferma di questo governo. Bene. Grazie, prego. Grazie D'Addazio, è scaduto il tempo. Pier Nicola Teodoro, buonasera, per il Partito Democratico, candidato nella circoscrizione di Pescara. Lei è stato anche consigliere, assessore provinciale, insomma ha avuto vari incarichi, ora torna in una sfida aperta per la regione, vivendo una campagna elettorale. Lei ha già fatto molti incontri con il suo elettorato, con i cittadini che insomma l'hanno sempre sostenuto, la sua è stata sempre
sempre una candidatura molto popolare, insomma, questo è stato il claim di tutte le sue iniziative. Ecco, che aria tira in questa campagna elettorale per le regionali? Si sente che c'è una sfida che riguarda anche qualcosa in più della regione, secondo lei? Innanzitutto siamo orgogliosi di avere come candidato alla presidenza un abruzzese vero, una persona che ha dimostrato in questi anni la sua capacità e la sua professionalità nell'ambito sia universitario e sia nell'ambito della gestione di una società importante come tua. Una persona che conosce il territorio nella parte sia economica, sia infrastrutturale e sia sociale. Questa è la cosa più importante. Trovo poi una voglia veramente da parte del popolo di modificare e cambiare fortemente questo andamento regionale che secondo noi, ma vedendo anche l'entusiasmo che c'è oggi e la voglia che c'è di cambiamento, è una cosa che interessa prevalentemente al popolo e i cittadini abruzzesi vogliono questo. Abbiamo visto quotidianamente le cose che non vanno dal mondo della sanità, dal mondo dell'agricoltura, dal mondo dell'artigianato, abbiamo solo dati negativi, non è che qui ci debba essere uno scontro ideologico, noi dobbiamo parlare sui fatti, sulle cose concrete, ogni dato che viene dato nell'ambito regionale ci vede tutti con un segno negativo, difficilmente troviamo un dato con un segno positivo. Andiamo nell'agricoltura, siamo l'unica regione cui ha perso lo 0,4% a fronte del dato nazionale a livello occupazionale che è oltre l'1,6. Vogliamo toccare la sanità? Credo che forse la parte più deleteria di questa regione, la parte cui veramente lascia l'amaro in bocca, è parlare di sanità. Abbiamo una sanità che oggi non è all'altezza di una regione come l'Abruzzo. Avevamo una delle migliori sanità italiane, il rapporto costo e il rapporto servizi. Oggi siamo arrivati ad essere la terzultima, dietro di noi abbiamo solo pochissime regioni, ma che sono quelle del sud che tutti conosciamo e sappiamo quali danni hanno prodotto per l'Italia. Salutiamo e ringraziamo il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Buonasera, candidato per Forza Italia nella circoscrizione di Pescara. Chiedo anche a lei se insomma c'è una narrazione diversa in questi ultimi giorni dopo il risultato in Sardegna di questo Abruzzo che in tanti imparano a scoprire anche sui grandi media nazionali proprio per questa battaglia tra Marsilio ed Amico che è divenuta quasi una battaglia nazionale. No, buonasera direttore e buonasera ai telespettatori, ma una narrazione nazionale, diciamo che c'è una coalizione, chiamiamola coalizione, che si contrappone al centrodestra, al presidente Marsiglio, che fino al risultato della Sardegna aveva quasi dismesso anche la voglia di farla la campagna elettorale, perché questa idea che vi sia un popolo abruzzese insoddisfatto, con tendenziali economici tutti negativi, fa parte della legittima propaganda di chi non la pensa come noi, ma non è il senso di realtà. Poi vi è stato, diciamo, un inciampo che ha ridato un po' di voglia di contendere questa sfida, ma nei fatti, in tutte le rilevazioni demoscopiche, che ovviamente per legge non possono essere divulgate e quindi non lo farò neanche io, non vi è assolutamente nessun tipo di cambio di rotta rispetto a un risultato elettorale. Marsiglio sta conducendo, secondo me, con grande signorinità la sua campagna elettorale, ricevendo attacchi anche volgari, per lo più costruiti su menzogne di ogni natura, ma come tutte le persone che hanno la coscienza in ordine e che sanno che c'è un lavoro da terminare, benché molto è stato fatto, perché non siamo all'anno zero della regione Abruzzo, ma ci sono stati anche i 4-5 anni precedenti del centrosinistra che ha governato questa regione l'altro ieri, non qualche secolo fa, va avanti con la consapevolezza che, tolti 2 anni terribili di pandemia, la regione Abruzzo ha fatto molto 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 bene e quindi è consapevole che gli abruzzesi, che sono un popolo moderato
ed intelligente sapranno premiare questa serietà. Grazie Sospiri. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle, buonasera, già protagonista sui banchi del Consiglio Comunale di Pescara delle battaglie del Movimento 5 Stelle, in questo caso candidata alla Regione Abruzzo. Ecco, chiedo anche a lei qual è l'aria che tira in questi ultimi giorni di campagna elettorale attorno all'Abruzzo e attorno alla portata di questa sfida. Sì, buonasera direttore, grazie per l'invito, un saluto anche ai telespettatori. C'è un'area assolutamente sensazionale. Questa è una campagna elettorale in cui tocchiamo palpabile il fermento che c'è rispetto alla necessità di un cambiamento. Il Patto per l'Abruzzo ha iniziato una campagna elettorale in cui sembrava che ci fossero ormai degli schemi già definiti, in cui il centrodestra dovesse stravincere e appunto la compagine avversaria dovesse avere grossi problemi. In realtà questa campagna elettorale sta dimostrando che nulla è scontato e anzi il fermento e proprio la vicinanza, l'affetto che la cittadinanza sta dando a tutti i membri del Patto per l'Abruzzo è evidente, che dimostra quanto il risultato del 10 di marzo non sia affatto scontato. Quello che possiamo toccare con mano, a differenza di quello che segnalano i nostri avversari politici, è che c'è un sostanziale malcontento da parte della cittadinanza. I politici raccontano una visione del mondo, ma è evidente che non toccano con mano quelli che sono né i bisogni né le necessità dei cittadini, che raccontano di appunto una sanità che non funziona, di un mondo per le imprese abbandonato, di un turismo che fa acqua da tutte le parti, di un rinnovamento che non esiste. E stiamo offrendo invece appunto nella campagna elettorale la dimostrazione di una possibilità di forte cambiamento, credibile, coerente, con un candidato presidente straordinario, competente, elegante, che sa come muoversi all'interno della regione e che appunto non è trapiantato da un'altra regione che non sa nemmeno dove si trova e che strade deve fare per raggiungere luoghi della sua regione anche dopo 5 anni che li amministra. È evidente che Regione Abruzzo ha bisogno di un cambiamento e questo è il momento preciso, esatto, perfetto per dare ai cittadini abruzzesi una nuova guida, un futuro positivo. Sicuramente abbiamo tempo, modi e competenze per poterlo fare e non vediamo l'ora di farlo. Grazie. Grazie Erika Alessandrini. Adesso è il momento di Anna Maria Giannuzzi, candidata della lista UDC Democrazia Cristiana. Grazie, buonasera. Buonasera. Per aver accolto il nostro invito a essere qui nei nostri studi. Chiedo anche a lei, insomma, questa campagna elettorale così abruzzese ma anche così nazionale degli ultimi giorni. Sì, effettivamente le votazioni che si sono svolte in Sardegna hanno acceso queste varie anime delle due coalizioni. Comunque, se guardiamo anche i dati numerici, possiamo dire che le due coalizioni sono arrivate al traguardo insieme, perché lo scarto del 0,3% è veramente minimo, quindi è chiaro che adesso in Abruzzo si giocherà questa partita importante che avrà anche una rilevanza nazionale. Personalmente penso che la Giunta Marsiglio abbia lavorato molto bene e quindi io mi auguro che potrà continuare a lavorare e a portare avanti quei progetti di respiro europeo che ha portato avanti. Cito per esempio le reti di collegamento transeuropeo che hanno inserito l'Abruzzo nelle regioni europee dove le comunicazioni avranno la meglio, sia per quanto riguarda le vie, le autostrade, la ferrovia e i porti. Cito ad esempio l'ultimo accordo per il raddoppio della rete ferroviaria Pescara-Roma. Inoltre la giunta regionale, lo vediamo anche dai dati numerici, ha fatto crescere il PIL individuale, ponendo l'Abruzzo come settima regione e ponendola davanti anche a una regione come l'Umbria, che è una regione, potremmo dire, del centro-nord.
Un altro dato importante è quello della crescita dell'occupazione femminile, che è in accordo con la crescita dell'occupazione a livello nazionale, cosa che non accade per le regioni del sud. Quindi mi faccio appello alla popolazione, soprattutto gli elettori che sono di ispirazione cattolico-democratica, ad andare a votare. Penso che l'assenteismo degli ultimi anni sia stato una situazione deleteria, perché ha allontanato i cittadini dalla cosa pubblica. Quindi bene, l'appello principale è quello di recarsi alle urne e poi ognuno sceglierà in base ai propri ideali, alle proprie ispirazioni, il partito che sente più vicino. Grazie, grazie. Allora, io inizierei su un tema, a sentirvi su un tema che ovviamente non è direttamente di campagna elettorale per le regionali, lo sarà un po' di più tra qualche mese per la città di Pescara, ma che è un tema che ha investito la precedente legislatura regionale, lo sa bene il presidente Sospiri, che è quello della nascita della Grande Pescara, perché comunque al di là dell'assetto istituzionale che adesso c'è, perché c'è stato il referendum, c'è stata la legge, c'è stata tutta una serie di passaggi, adesso è il rapporto che viene in gioco tra la regione e l'area metropolitana, la sfida dei prossimi 5 anni, al di là appunto delle regole e delle procedure. Ecco, io vorrei capire, in un momento in cui peraltro io queste domande le ho fatte anche ai candidati dell'Aquila, c'è stata questa anche tensione che si è riaccesa inevitabilmente, anche di campanilismo, di competizione territoriale tra la città di Pescara e quella dell'Aquila. Ecco, che ruolo avrà Pescara nei prossimi 5 anni nei disegni della Regione Abruzzo? Parto proprio da Sospiri. Ma intanto la revisione della legge sulla costituzione della nuova Pescara, io credo che abbia prodotto risultati, voglio dire, siamo stati quasi un decennio fermi, diciamo che nell'ultimo anno abbiamo innanzitutto creato la consapevolezza che questo processo è ineludibile ed è giusto approfondirlo step dopo step, creando la prima fusione o aggregazione dei servizi a domanda individuale che le municipalità offrono ai propri cittadini. Io sinceramente vedo una legislatura, quella appena terminata, che ha abbondantemente superato la logica dei campanili. Questa è una grande capacità del presidente Marsiglio, che tiene l'Abruzzo tutto quanto insieme, al di là delle sciocchezze che sento dire. Io sono stato il presidente del Consiglio regionale, la sede del Consiglio regionale è all'Aquila, e vedo un Abruzzo che debba marciare tutto quanto insieme. La nuova città e il ruolo di Pescara non è un ruolo in competizione con le altre città abruzzesi e con gli altri capoluoghi, ma è di posizionamento al centro delle politiche dell'Adriatico verso i corridoi di sviluppo TEN-T, come sono stati detti, ovvero Civitavecchia, Roma, Civitavecchia e quindi mondo. Io credo che l'aggregazione dei 3 comuni, che si farà nel tempo necessario per un'operazione che nella storia repubblicana non è stata mai fatta, possa essere da locomotrice per tutto l'Abruzzo, non solo per i cittadini di Pescara, di Montesilvano, di Spoltore e della provincia di Pescara. Abbiamo un grande aggregatore, un grande esperimento istituzionale che pone al centro dell'Adriatico una capitale appunto dei rapporti transfrontalieri e nei territori del corridoio TEN-T verso Roma e quindi verso il resto del mondo. Grazie. Leonardo D'Addazio, anche lei è convinto che occorra accompagnare questo processo di effettivo decollo, oltre che insomma aver dato le regole per la nuova Pescara, e soprattutto che tipo di vantaggio potrà avere nei prossimi 5 anni una massa critica di cittadini, di imprese, di realtà così consolidate che si uniscano davvero nelle strategie di sviluppo della regione? Sicuramente avere l'unione di questi 3 comuni che diventerà la nuova Pescara, la Grande Pescara, sicuramente porterà dei vantaggi, perché come si suol dire l'unione fa la forza. Poi dal nostro punto di vista ovviamente il rispetto della volontà popolare a seguito di un referendum è fondamentale, quindi noi dovevamo per forza di cose continuare
questo percorso. Lorenzo, ovviamente, Presidente del Consiglio, insieme a lui ho sottoscritto la legge che ha portato alla Grande Pescara. Credo che la sinergia è importante, e quindi non riusciremo ad attirare le attenzioni anche a livello nazionale, perché avere una città così importante e così grande, che poi è un territorio alla fine molto vicino fra di loro, e quindi si toccano le città, e penso che Pescara, Montesilvano e Spoltore siano tre comuni molto simili, e quindi la Grande Pescara è, la, diciamo, è un processo naturale. Però l'attenzione c'è ovviamente per tutta la regione. Io vorrei ricordare per esempio quello che è stato fatto in Regione Abruzzo, la legge contro lo spopolamento, che permette ai comuni sotto a 3.000 abitanti, comuni montani, di ricevere degli incentivi nel caso in cui un cittadino cambia residenza. Prende 2.500 euro all'anno per 3 anni, l'incentivo alla natalità, perché ulteriori 2.500 euro all'anno per 3 anni in questi comuni, e ulteriori 2.500 euro all'anno per 3 anni per chi, oltre a trasferirsi, apre anche un'attività in quei comuni. Quindi l'attenzione è massima, non solo giustamente per la Grande Pescara, ma per tutta la regione. Poi, visto e considerato che è venuto fuori un argomento prima, ancora quello lo stesso del 2019, quando si parla del presidente Marco Marsiglio come un cittadino trapiantato qua, io avrei voluto queste persone ieri sera a Tocco da Casauria, nella cittadina di Marco Marsiglio, e questa affermazione la dovevano fare lì, perché l'entusiasmo che c'era dentro la sua città era impressionante. Quindi è un cittadino abruzzese, smettiamolo con questa storia, perché se l'unico argomento che ha il centro-sinistra è ancora quello di dire che Marsiglio viene da Roma, significa evidentemente che argomenti non ne hanno. Grazie Erika Alessandrini sulla Grande Pescara, Movimento 5 Stelle. Sì, è esilarante sentire quello che dicono i colleghi seduti accanto a me, perché poi Nuova Pescara è talmente importante che hanno impiegato 5 anni per fare una nuova legge regionale che andasse nella direzione di fusione, non di unione, ricordo, di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Arrivano come sempre in clamoroso ritardo e soprattutto fanno pagare ai cittadini che sono interessati dalla fusione il loro stesso ritardo, perché va ricordato che il processo di fusione viene gestito a livello nazionale con una legge specifica che attribuisce dei fondi ai tre comuni che appunto uniscono le loro forze. Si tratta di 10 milioni di euro l'anno che vengono erogati per i 10 anni successivi alla fusione. Grazie al centrodestra questi 100 milioni di euro in realtà arriveranno forse dopo il 2027. E con il fatto che la Presidente Meloni è evidente che gioca al gioco delle tre carte, con dai fondi, togli fondi, metti fondi, prometti fondi, togli e metti, come sa fare per le campagne elettorali, è evidente che fino al 2027 non sapremo se i cittadini abruzzesi e in particolare di Pescara, Montesilvano e Spoltore potranno godere dei fondi che loro spettano. E questo è sempre grazie al centrodestra, che tra l'altro è riuscito a trasformare il processo di fusione, che doveva quindi essere un processo di progetto di nuova città, di sviluppo, di visione del futuro, di portare appunto la città di Pescara a diventare una città europea, a trasformarla in una questione di nomi, in cui si sono avvitati su Nuova Pescara, Grande Pescara, Solo Pescara, dopo vengono a dirci in televisione che non si tratta di questioni campanilistiche. Fa veramente sorridere. Grazie, tocca a Anna Maria Giannuzzi, UDC Democrazia Cristiana. Sì. La Nuova Pescara. La Nuova Pescara. O Pescara, o anche. Sì, diciamo che. Ma io penso che di fatto Pescara è comunque una città che raccoglie tutti i flussi per quanto riguarda le scuole, gli impieghi, il lavoro, raccoglie la zona Vestina, la zona della Val Pescara. Anche la zona, diciamo, del sud, che appartiene alla provincia di Chieti, ma comunque sappiamo bene che le persone arrivano per la scuola, per l'impiego, per le cose, per gli acquisti, anche da Ortona e da Francavilla. Quindi potremmo dire che la popolazione affluisce su Pescara grazie proprio a una vocazione naturale che ha questa città.
ovviamente è una città di scambio, una città commerciale, e quindi è naturale che si stia creando questa realtà. Ovviamente il creare una realtà, diciamo, politico-amministrativa non è semplice. Ricordiamo che l'origine della provincia di Pescara risale al 1927, quando, grazie all'importanza che avevano dei personaggi storici come D'Annunzio, come altri senatori, lo stesso Tito Acerbo, alla fine hanno costituito questa provincia. Quindi evidentemente la vocazione di Pescara è quella di essere un centro importante per gli scambi, come diceva l'onorevole Sospiri, per le reti internazionali est-ovest e nord-sud. Finora è stata un po' penalizzata perché non aveva queste reti, adesso con quell'approvazione anche il tratto, diciamo così, che collega l'Abruzzo a Bari e ad Ancona è entrato in questa rete di sviluppo europeo. Quindi benissimo, grazie. E Pier Nicola Teotoro, la nuova grande Pescara, lei come la chiamerebbe? Pescara, nuova, grande? Penso che non sia una questione di nomi, penso che mentre invece debba essere una questione di organizzazione. Qui si deve parlare di unione, non di fusione e tanto poco di meno di annessione. Penso che bisogna rivedere con attenzione tutto il processo, anche perché noi dobbiamo diventare una città metropolitana, ma una vera città metropolitana, quella con cui che a livello legislativo ci permette di attingere fondi, che ci permette di avere finanziamenti, poiché nel momento in cui entriamo nel quadro di una città metropolitana superando i 250.000 abitanti avremo veramente una realtà vera. Noi così facendo abbiamo la possibilità di diventare la città più grande tra le tre regioni Marche, Abruzzo e Molise. Questo deve essere un punto di riferimento, perché insieme alla parte del Tirreno, e parliamo di Roma ed altri, noi dobbiamo diventare un punto di riferimento del mondo commerciale, del mondo industriale. È un'opportunità grandissima. Penso che ci sia da rivedere qualcosa per far sì di ingrandire ancora quest'area metropolitana, perché non ha senso inserire o almeno chiedere a diversi altri comuni di far parte di quest'area metropolitana così importante e fondamentale, perché ne faremo della storia dell'Abruzzo. Non è una cosa che è finalizzata a se stessa. Noi siamo la città più importante della regione Abruzzo, siamo la locomotiva della regione Abruzzo, dobbiamo continuarlo ad essere. Abbiamo un'opportunità grandissima, questa opportunità la dobbiamo sfruttare fino all'ultimo istante per ottenere quei finanziamenti, come si diceva precedentemente. Ci sono stati, secondo me, ci sono state delle leggerezze. Bisognava approfondire maggiormente e accelerare ancora di più i tempi per far sì che questa unione diventasse un'unione di fatto, avendo già da subito dei benefici previsti dalle leggi in materia. Ci sono stati dei gravi ritardi, penso che chi governerà la regione nella prossima legislatura dovrà lavorare e lavorare fortemente per rimettere in ordine tante situazioni e far diventare Pescara, a prescindere dal nome, far diventare Pescara quella vera città metropolitana per l'interesse economico, finanziario e logistico che Pescara ha sempre avuto. Grazie, grazie. Allora noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause e tra poco torneremo in studio con altri temi per i nostri candidati. Linea alla regia. Ben ritrovati, siamo ancora in studio per parlare con i candidati nella circoscrizione provinciale di Pescara delle prossime elezioni regionali, e lo facciamo naturalmente occupandoci del tema che è più al centro in questi ultimi tempi, inevitabilmente, perché rappresenta un po' anche gran parte del bilancio di questa regione, al centro del dibattito, vale a dire la sanità, i servizi di sanità, la qualità degli stessi nella nostra regione, tema su cui, insomma, poi man mano che ci si avvicina
al voto i toni si fanno sempre più aspri e i numeri si fanno sempre insomma, un po' più discussi nella polemica da una parte e dall'altra. Ecco, io chiedo in particolare per quel che riguarda l'ASL di Pescara, ma più in generale per il Servizio Sanitario Regionale, qual è la reale situazione e soprattutto quali sono le prospettive per i prossimi 5 anni, perché ovviamente i problemi nessuno li nega, ma sono le soluzioni quelle su cui il consenso dei cittadini va raccolto, perché insomma anche in questo caso è importante conoscere quali sono le proposte per poter vedere migliorata la situazione di un bene così importante quale la tutela della salute in questa regione. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle. Sì, grazie direttore. La questione che riguarda la sanità è sicuramente quella più urgente per i cittadini abruzzesi e tutti i cittadini che abbiamo incontrato possono sentire sulla propria pelle quanto i 5 anni della Giunta Marsilio non abbiano prodotto alcun miglioramento rispetto alla propria, alle proprie necessità. Chiunque telefoni o voglia prenotare una visita, un intervento, chiunque accede a un pronto soccorso in qualsiasi appunto dell'Abruzzo ci si trovi, può appunto vedere sulla propria pelle qual è lo stato dell'arte. È inutile che vengano a raccontarci che hanno prodotto una nuovissima rete ospedaliera. Sì, hanno prodotto un progetto sulla carta, c'è una rete ospedaliera che sulla carta funziona benissimo perché è facile mettere 50 posti letto, 100 posti letto e poi non avere le risorse umane con cui coprire i posti che si vanno a scrivere. Quindi anche qui utilizzano la campagna elettorale, hanno utilizzato gli ultimi momenti del Consiglio regionale per gettare fumo negli occhi dei cittadini e quindi degli elettori, segnalando che ci sono delle grossissime riforme che appunto anche lì sono stati capaci di fare negli ultimi tempi, negli ultimi consigli regionali a loro disposizione. Nulla è cambiato e le soluzioni appunto non arrivano, perché Regione Abruzzo è regione che riesce a spendere 100 milioni di euro in mobilità passiva, cioè i cittadini si spostano da Regione Abruzzo per andare a curare fuori e dobbiamo essere capaci, e non sono stati capaci, di poter invece trattenere questi cittadini e spendere i soldi di Regione Abruzzo nella Regione Abruzzo. Non sono in grado di erogare i servizi necessari, non sono stati in grado di prevedere appunto con quei soldi la possibilità di assumere medici, infermieri che possano garantire quei servizi minimi di cui Regione Abruzzo ha bisogno. C'è bisogno di avere una medicina territoriale che sia più appunto vicina ai cittadini, in cui per esempio rispetto alle emergenze far confluire i codici bianchi e i codici verdi. C'è bisogno di una riorganizzazione complessiva, ma soprattutto di una guida politica, perché i soldi ci sono, non c'è guida politica, non c'è possibilità di organizzazione finora. Grazie. Anna Maria Giannuzzi, UDC Democrazia Cristiana. Sì, volevo semplicemente mettere a fuoco un problema che è stato da poco citato, ovvero quelle delle emergenze. La rete programmata per le emergenze che ha messo in essere questi presidi periferici per poi confluire nei centri di alta tecnologia è proprio per le patologie tempo dipendenti, cioè i politraumi e le patologie cardiache e vascolari, in modo tale che in ogni angolo dell'Abruzzo, che sappiamo essere una regione con un'orografia particolare, montagne, colline, e quindi in ogni punto dell'Abruzzo bisogna garantire ad ogni cittadino una assistenza, diciamo, di uguale livello per queste patologie tempo dipendenti che richiedono dei presidi periferici ma anche dei centri di alta tecnologia. Quindi il progetto c'è, sarà attuato, ma possiamo già dire che esistono dei centri importanti come l'ospedale di Pescara per quanto riguarda la neurochirurgia, per quanto riguarda i politraumi, l'ospedale di Teramo e l'ospedale dell'Aquila, che sono dei centri di eccellenza per quanto riguarda la cardiochirurgia, per non parlare dell'ospedale di Chieti, eccellenza per le patologie, per la chirurgia cardiaca. E quindi
si tratta soltanto di, come dire, mettere a fuoco queste problematiche e di renderle diffuse attraverso questo progetto in tutto l'Abruzzo. Poi voglio ricordare anche la telemedicina, è stata progettata una rete per la telemedicina in maniera da consentire alle patologie croniche di essere, ai pazienti con affetti da queste patologie croniche, di essere seguiti da casa. Anche questo è un importante traguardo. Grazie. Leonardo D'Addazio è stato anche Presidente della Commissione Sanità in questa consigliatura. Sì, ho avuto l'onore di essere Presidente della Commissione Sanità dal 1 febbraio del 2023, quindi ho approvato in commissione, ho licenziato la rete ospedaliera. Proprio sui tempi voglio ricordare alcuni aspetti. È ovvio che avere un governo che ci ascolta è molto più semplice, e quindi riuscire a velocizzare un processo, perché ricordo che il governo di centrodestra a livello nazionale è arrivato a seguito delle elezioni di settembre del 2022 e da lì abbiamo aperto un dialogo e siamo riusciti a portare a casa un risultato importantissimo, perché io in provincia di Pescara abito a Penne. Negli anni precedenti si parlava sempre di chiusura dell'ospedale di Penne, oggi dopo l'approvazione della rete ospedaliere si parla nuovamente di un futuro roseo, perché non sarà più destinato a area disagiata ma a un ospedale di base, così come possiamo parlare del fatto che Popoli era destinata alla chiusura e invece oggi è in programma come ospedale di base. È ovvio che abbiamo posto le basi per fare questo, abbiamo anche dato circa 500 milioni, abbiamo recuperato circa 500 milioni di euro per l'edilizia sanitaria. Tutto questo considerando che ci sono stati ovviamente, come per tutto il mondo, 2 anni di Covid, e quindi noi abbiamo lavorato sulla rete ospedaliera post-Covid, quindi il tempo per realizzarla c'è stata e siamo riusciti all'ultimo ad approvarla, ma non perché era uno spot preelettorale, ma semplicemente perché c'erano 2 condizioni che sono quelle del Covid e quello del governo centrale che è diventato di centrodestra solo da settembre del 2022. Tutto questo l'abbiamo fatto, e questo è da sottolineare, sia recuperando i fondi e sia dimostrando che a Pescara arrivavano pazienti dalla provincia di Teramo e dalla provincia di Chieti, nella fattispecie da Francavilla, da Ortona, e dalla provincia di Teramo, da Silvi e da Pineto, ovviamente perché si aveva bisogno di avere anche altri 2 ospedali in provincia di Pescara. Tutto questo è stato fatto senza l'aumento dell'IRPEF, cioè dell'addizionale regionale, quindi questo è un risultato importantissimo e anche diciamo fatto in maniera minuziosa. Teodoro, Partito Democratico. Allora, partiamo dal presupposto che la sanità è un argomento che interessa a tutti. Noi dobbiamo mettere da parte le polemiche strumentali che ci possano essere, oppure chissà che, come dicono gli amici del centrodestra, noi dobbiamo guardare i dati. I dati sono importanti e fondamentali, e io al mio fianco ho il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Commissione Sanità, e sanno, siccome sono 2 persone serie, sanno benissimo che il sistema sanitario abruzzese in questi ultimi 5 anni non è stato all'altezza di un sistema idoneo e capace di affrontare le problematiche. Ciò che veniva prima detto, che veniva detto precedentemente al riguardo della mobilità passiva, è un dato triste questo, perché noi andiamo e nel consultivo, dal previsionale al consultivo del 22, il dato porta da 50 a 100 milioni. Questo è un dato che noi dobbiamo invertire, lo dobbiamo invertire fortemente, poiché dobbiamo lasciare e tenere dentro la regione Abruzzo tutto ciò che possa essere. Noi avevamo una sanità di eccellenza, oggi mandiamo i nostri concittadini a curarsi fuori da questa regione, portando i soldi degli abruzzesi fuori da questa regione, non è più ammissibile. E allora, in un programma serio come quello che è stato messo sul campo dal centrosinistra a guida d'Amico, ristruttureremo la sanità, dovrà essere ristrutturata con una sanità territoriale, una sanità di base al servizio. Mi spiace, forse gli amici, perché li ritengo tutti amici, non girano sulla provincia di Pescara, se no
stareste ad ascoltare tutti i giorni le lamentele di tanti cittadini che si trovano in una difficoltà anche in un'analisi più semplice. Ieri, poi ve lo faccio vedere, ce l'ho sul telefonino, un amministratore della provincia di Pescara, per un eco Doppler per la moglie, gli è stato prenotato ad aprile 2026. Questo non è più tollerabile, non è più possibile, non è accettabile. O a prescindere che ci possono essere le nostre beghe politiche, noi dobbiamo guardare, salvaguardare i pescaresi e gli abruzzesi in particolare. Ammettetelo, avete fallito sulla sanità, a prescindere dai buoni propositi o dalle leggi approvate ultimamente in questi giorni, che forse potrebbero migliorare la sanità. Ad oggi dovete fotografare ciò che è il quadro della sanità abruzzese, e diciamocelo, e voi siete persone serie, è un disastro. Grazie. Basta soltanto recarsi negli ospedali per dimostrare a tutti che è un disastro. Grazie Lorenzo Sospiri, Forza Italia. Ma io comprendo che si debba fare per forza la campagna elettorale. Ma non è questo. E che si faccia finta che fino all'altro ieri non governasse il centro-sinistra a livello regionale e non vi fosse un personaggio politico di grande rilievo che si chiama Conte, che faceva il presidente del Consiglio dei Ministri in due governi con due ministri della salute di area centrosinistra. Noi non abbiamo approvato l'altro ieri una legge, noi abbiamo approvato per la prima volta nella storia della regione Abruzzo la rete sanitaria e abbiamo ottenuto il parere favorevole degli uffici del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia, che ci controllano, perché nel frattempo siamo anche usciti dall'indebitamento dal punto di vista sanitario, cioè non siamo più una regione canaglia. Questo è un grandissimo obiettivo raggiunto, non è un atto di propaganda, perché abbiamo messo in sicurezza gli ospedali delle aree interne, abbiamo salvato il punto nascita di Sulmona, abbiamo garantito servizi da tutte le parti. È chiaro che come tutta la nazione, se non come tutto il continente, scontiamo la difficoltà di liste di attesa che si continuano ad allungare su assenza di personale che non c'è in natura, non che non c'è in Abruzzo, perché il problema dell'assenza dei medici è un problema nazionale e deriva da una programmazione sbagliata del numero chiuso delle facoltà universitarie. Sta di fatto che la rete territoriale è stata approvata, comunico che gli ospedali di comunità sono in gara, non qualcosa che si farà, si stanno svolgendo le gare per iniziare i lavori. La rete dell'emergenza urgenza è un fatto, basta girare e vedere le postazioni del 118 H24 medicalizzate. Gli ospedali periferici sono stati salvati, Pescara è un DEA di secondo livello. Ora, se ci si dà il tempo per fare le cose che si debbono fare, se permettete, siccome le leggi le approvo io, Pescara nella rete sanitaria è DEA funzionale di secondo livello, non avendo la cardiochirurgia. Se date il tempo a questa maggioranza di fare le cose che voi non siete riusciti a fare quando avete potuto governare 5 anni fa, probabilmente agli abruzzesi daremo una sanità efficace e efficiente che meritano. Grazie Sospiri. Allora andiamo su un altro tema che investe un po' tre grandi infrastrutture riguardanti la città, ma nella sua proiezione anche extraregionale: l'aeroporto, la linea ferroviaria per Roma e il porto. Sono tre temi di cui questa campagna elettorale si è interessata in qualche modo, soprattutto la ferrovia Pescara-Roma a dire il vero, ma che rappresentano anche questi degli assi strategici per la proiezione non di Pescara ma dell'Abruzzo nel mondo. Ecco, nei prossimi 5 anni, al di là ripeto anche qui del giudizio su quello che è stato, ma ci sono le risorse, ci sono le sinergie, ci sono i programmi perché l'Abruzzo resti una destinazione turistica, commerciale, e soprattutto i servizi, le infrastrutture per i cittadini, per la loro mobilità, siano degni della contemporaneità. Ecco, prima a rispondere a questa domanda è Pier Nicola Teodoro.
Allora, partiamo da un dato. Il 2023 la Regione Abruzzo ha avuto un calo quasi del 15% di presenze turistiche. Questa la dice lunga. La dice lunga, caro Sospiri. Ma perché dici sempre... Allora, non è vero. Da quando abbiamo iniziato la trasmissione, quando parliamo, io e la collega non Alessandrini... Non possiamo, Alessandrini, dici sempre che noi diciamo... Mentre invece state soltanto facendo enunciazioni che faremo... Possiamo resettare, perché non posso purtroppo per la par condicio. È un faremo. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Fatta questa precisazione, oggi vediamo che in questi ultimi mesi c'è un'attenzione forte all'aeroporto di Pescara, un'attenzione forte sulla rete ferroviaria Pescara-Roma e un'attenzione forte sulla questione relativa ai porti commerciali. Andiamo in ordine sparso. Abbiamo visto che sulla rete ferroviaria Pescara-Roma non dà sicuramente quei risultati per cui era stato inizialmente programmato, o anche a fronte delle spese che ci sono. Sappiamo benissimo che non sarà una rete ferroviaria che potrà fare un trasporto merci, ma soltanto trasporto persone, perché il trasporto merci non potrà passare su quella vecchia linea del 1870, perché non ci sono le condizioni tecniche per far tutto questo. Si stanno spendendo milioni di euro per rimettere in ordine, o almeno voi dite, una rete ferroviaria di pochi chilometri, all'incirca 14-15 chilometri, che non servirà a nessuno, anzi sta creando disagi e danni a un'intera popolazione della parte della Val Pescara, e sapete benissimo che questa è la verità. Dopodiché noi dovevate interessarvi di creare una rete ferroviaria che avesse la mobilità commerciale sull'automotive e su tutto ciò che possa essere la rete commerciale tra l'Adriatico e il Tirreno. Tutto questo è stato completamente disatteso da questa amministrazione. Vi state concentrando su una spesa di una rete ferroviaria che è, tra virgolette, quasi inutile, poiché noi abbiamo un sistema di viabilità con l'autostrada che impieghiamo esattamente la metà del tempo per arrivare sulla parte del Tirreno. Abbiamo un aeroporto che vi siete inventati questo allungamento della pista, ma non avete bloccato la perdita del volo Pescara-Milano a discapito di altre il tempo di altri però comuni. È scaduto il tempo. Allora, Anna Maria Giannuzzi, UDC Democrazia Cristiana. Io penso che l'aeroporto sia importante per i voli soprattutto intercontinentali, tant'è che l'allungamento della pista è proprio stato deliberato per permettere ai voli intercontinentali, soprattutto dall'America, di raggiungere l'Abruzzo, perché soprattutto nel Sud America ci sono tante comunità di emigrati che ritornano in Abruzzo per diciamo rafforzare quei legami di famiglia, e quindi ben venga un aeroporto intercontinentale. E poi c'è il discorso del turismo, i porti abruzzesi, Ortona e Pescara hanno ricevuto dei finanziamenti dal PNR, e quindi Ortona ha vocazione più mercantile, Pescara ovviamente col suo porto turistico ha vocazione più turistica per tutte le gare delle varie competizioni sportive, si pongono diciamo a livello nazionale come dei centri importanti. Voglio ricordare anche che il porto di Vasto è stato promosso a porto nazionale, quindi la rete diciamo così portuale è veramente cresciuta. Resta anche la costruzione della terza corsia dell'autostrada 14, che permette ovviamente di snellire quel traffico autostradale che sappiamo essere molto compresso, soprattutto nel periodo estivo. Quindi diciamo che c'è stato assolutamente un incremento delle presenze grazie anche a degli eventi sportivi che si sono registrati lo scorso anno. Ricordo la
la tappa ciclistica che è partita dalla Costa dei Trabocchi, che ci ha portato ad avere una rilevanza nazionale sotto il profilo sportivo turistico. La Costa dei Trabocchi oggi è conosciuta come essere una ciclovia tra le più belle d'Italia. Bene, grazie. Leonardo D'Addazio, Fratelli d'Italia, su questo tema delle infrastrutture. Penso che la politica deve avere un compito preciso, soprattutto in Abruzzo, è quello di comunque cercare di rendere più avvicinabile la nostra regione in tutti i modi, sia dal punto di vista dei porti, sia dell'aeroporto e sia con la rete ferroviaria. È ovvio che gli investimenti che si stanno facendo porteranno dei risultati ed è anche un modo per continuare a popolare le nostre aree interne. Perché dico questo? Perché nel momento in cui c'è uno studente che deve andare a Pescara piuttosto che Chieti o dall'area interna, è più semplice raggiungerlo con un treno che ha una possibilità molto più veloce di arrivare, perché comunque sia l'obiettivo di arrivare da Pescara a Roma in un'ora e 59 minuti è un obiettivo reale, importante, e tutte le risorse che sono state captate, circa 1 miliardo di euro per fare questo, è un obiettivo importante. Quindi la ferrovia, dal nostro punto di vista, per raggiungere Roma attualmente è un mezzo che purtroppo è obsoleto, perché arrivarci con quel tempo, allora l'investimento deve essere fatto. È ovvio, come diceva anche l'amico Pier Nicola, che ci possono essere alcune difficoltà da gestire nell'area della Val Pescara, noi ne siamo consci, consapevoli, è ovvio che quelle famiglie e quelle aziende devono essere tutelate, ci deve essere la massima attenzione, ma è un progetto che deve in qualche modo andare avanti, perché dobbiamo raggiungere nel più breve tempo possibile collegare la regione Abruzzo con Lazio, perché per esempio anche i cittadini, per esempio di Carsoli, far raggiungere il centro di Roma in 40 minuti riescono ad arrivarci più velocemente da chi magari abita fuori il raccordo di Roma e lo deve raggiungere con la macchina. Quindi noi incentiviamo in questo modo anche a rimanere nelle nostre aree interne, che sono ovviamente bellissime e che devono essere continuate ad abitare. Grazie a Lorenzo Sospiri, Forza Italia. Sì, io non comprendo perché si debba polemizzare su l'arrivo finalmente dell'inizio di opere strategiche che sono state attese da decenni e che hanno attraversato la programmazione di tutti i governi regionali e nazionali. L'allungamento della pista dell'aeroporto è un atto fondamentale, i lavori sono partiti, è una procedura molto complessa per quello che rappresenta un'infrastruttura così delicata come l'allungamento della pista dell'aeroporto. Ricordo che è una programmazione che è iniziata con il governo precedente, quindi bisogna vantarsene, perché è giusto che una regione vada in continuità su ciò che è fatto bene anche da chi non la pensa come te prima di te. È una buona notizia per tutto l'Abruzzo che si allunghi la pista dell'aeroporto, non può essere una cattiva notizia. È così che partano i primi lotti della ferrovia, della nuova ferrovia Pescara-Roma. Non è una manutenzione ordinaria dell'esistente, è la nuova ferrovia Pescara-Roma, che crea un disagio a Manoppello Scalo, che disagio che ovviamente ci dispiace e che indennizzeremo in ogni modo, come sanno i cittadini di Manoppello Scalo, ma è una programmazione che addirittura era inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui estensore iniziale della prima stesura fu il presidente Conte. Non è che noi possiamo immaginare che fare una nuova ferrovia, fare l'allungamento di una pista dell'aeroporto, fare un nuovo porto sia un fatto negativo. È un fatto positivo e chiunque governerà questa regione deve continuare a realizzare queste infrastrutture, perché sono fondamentali per portare qui occupazione. Non dobbiamo polemizzare su tutto, dobbiamo invece difendere innanzitutto l'interesse della regione Abruzzo, e se c'è un governo che riesce a finalizzare progetti molto complessi che partono da molto lontano, di questo bisogna essere contenti e non scontenti, perché tutta la regione avrà beneficio da queste 2, 3, 4, 5 grandi opere pubbliche. Grazie. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle.
Sì, direttore, questa è la domanda perfetta per raccontare come non siano in grado di governare, perché annunciano, soffrono di questa malattia dell'annuncio, per cui i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto. Andate a vedere i lavori dell'allungamento della pista. Hanno fatto una comparsata in cui hanno portato un mezzo escavatore, cappellini gialli, la pala, hanno fatto le fotografie, si sono stretti le mani, hanno fatto le interviste e adesso andate ad affacciare e vedete un mese dopo l'annuncio che cosa c'è lì. Niente, non c'è un mezzo, non c'è un operatore al lavoro, raccontano di lavori che non esistono, sono passati 10 anni dal finanziamento che avevano a disposizione e quello che sono riusciti a fare è stata una boutade elettorale in cui si sono fatti riprendere e intervistare dicendo che i lavori iniziavano. Non è iniziato niente. Andiamo sul porto, i lavori sono bloccati, anche lì c'erano fondi a disposizione che non sono stati in grado di spendere, e se andiamo al porto di Pescara andiamo a vedere quanti uomini stanno lavorando su queste grandi infrastrutture. Nessuno. Come nell'aeroporto. Vogliamo vedere la ferrovia? Benissimo, sì, il governo Conte aveva messo a disposizione nel PNRR più di 1 miliardo di euro per finanziare quest'opera, e che cosa è successo? Che il presidente Meloni li ha tolti questi soldi, raccontandoci oggi in campagna elettorale che vengono restituiti all'Abruzzo con fondi FSC, fondi che dovevano già essere a disposizione dei cittadini abruzzesi per fare altre cose e che invece oggi purtroppo, grazie al governo Meloni, dobbiamo distogliere da altri servizi che dovevano essere garantiti ai cittadini abruzzesi per fare quello che il suo stesso governo ha definanziato e depotenziato. E oggi i 600 milioni che vengono decantati come i grandi finanziamenti da parte del governo Meloni in realtà non finanziano la Pescara Roma, ma forse finanziano la Pescara Chieti, perché quello Bravo. Riusciremo a fare, Bravo. Non tutto quello che doveva essere fatto grazie ai fondi che appunto sì il governo Conte aveva messo a disposizione. Quindi continuano a raccontare frottole e sperano che queste frottole diventino voti il 10 di marzo. Grazie Erika Alessandrini, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio per gli appelli finali agli elettori, soprattutto a quelli ancora indecisi. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per la parte conclusiva delle tribune elettorali, che liturgicamente è dedicata all'appello agli elettori, mai così importante come in questi ultimi giorni di campagna elettorale, in cui qualcuno di voi ha evocato i sondaggi, quelli precedenti alla data dello stop, sondaggi che dicono che ci sono molti abruzzesi che non si sono ancora orientati e che alcuni di essi hanno proprio intenzione di disertare le urne domenica prossima. Ricordo che domenica si vota dalle 7 alle 23 in una sola giornata e che votare è anche un dovere civico. Sta a voi però convincerli di votare per la vostra lista e soprattutto per i vostri candidati, in particolare Luciano D'Amico o Marco Marsiglio. Perché farlo? E perché dire no all'astensionismo, che è il nemico principale di questa tornata elettorale anche in questo caso. Iniziamo da Anna Maria Giannuzzi. Bene, io mi rivolgo agli elettori, alle donne e agli uomini, pregandoli caldamente di recarsi alle urne, perché significa esercitare un diritto che abbiamo conquistato con tanti anni di sofferenze, di guerre, di morti, perché l'Italia ha perso ha avuto tantissime vittime proprio per arrivare alla democrazia. Quindi il primo appello è andare a votare e poi il secondo è mi rivolgo agli elettori e alle elettrici che hanno ideali democratici e cristiani. Quest'anno finalmente, dopo tanti anni di oscurantismo, è ritornato lo scudo crociato, quindi coloro che si rappresentano e si identificano in questo partito UDC-DC ci diano il loro consenso affinché possiamo ritornare nel dibattito pubblico politico e dare il nostro contributo di ideali, di storia, di libertà, di democrazia e di prosperità. Grazie a tutti. Grazie. Allora, perché votare Pier Nicola Teodoro, perché votare Partito Democratico e anche Luciano D'Amico Presidente? Allora, innanzitutto mi rivolgo alle elettrici e agli elettori. Quest'anno
è un anno importantissimo. Dobbiamo rilanciare questa regione Abruzzo, che è una regione ferma, è una regione che non ha prodotto dei beni per noi cittadini. Perché votare Luciano D'Amico? Votare Luciano D'Amico prima di tutto perché è una persona che ha lavorato, che ha operato e ha dimostrato di saper ben fare per la regione Abruzzo nei vari ruoli che ha avuto modo di ricoprire. È una persona che ha le idee molto chiare su ciò che possa essere il futuro per la nostra regione. Votare il Partito Democratico è un partito che ha dimostrato più di una volta di avere le idee chiare e di stare vicino alle istanze, alle esigenze dei cittadini, rispettando ciò che possono essere le libertà individuali e i valori di ognuno di noi. Questo è quel che dobbiamo mantenere. Noi il 10 dobbiamo votare in massa per far sì che la regione Abruzzo possa rinascere, per far sì che ogni cittadino possa scegliere un suo rappresentante all'altezza e avere un presidente capace di poter affrontare le istanze che ci saranno, le necessità che ci saranno a breve e risolvere le tante problematiche, i tanti problemi che tuttora abbiamo in questa regione e tornare a quello splendore che abbiamo avuto per tantissimi anni con uomini capaci all'altezza che hanno dato all'Abruzzo tutto quel che oggi noi abbiamo. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Non abbiamo bisogno delle persone prestate alla regione Abruzzo, persone che sono venute qui perché non avevano altri incarichi politici e che sono pronti ad andare via dall'Abruzzo nel momento in cui si prospetteranno per loro altri ruoli. Abbiamo invece un candidato presidente forte, capace, che sa fare benissimo il suo mestiere e il suo dovere. Votate il centro-sinistra con D'Amico e votate il Partito Democratico, che è un partito veramente all'altezza delle istanze. Grazie a voi. Grazie Lorenzo Sospiri, Forza Italia, per Marsilio Presidente. Ma io credo che gli abruzzesi confermeranno il governo di centrodestra per dare continuità e spinta ad un buon amministratore, a un ottimo presidente come Marco Marsilio, che ha lasciato il suo scranno parlamentare per venire a fare il presidente della giunta regionale e non ha dismesso l'accordo con gli abruzzesi da presidente della giunta regionale per andare ad occupare uno scranno parlamentare. Marco Marsilio è a capo di una coalizione coesa e unita che sta insieme con valori ormai da molti decenni. Al centro di questa coalizione c'è Forza Italia, che la tiene insieme con uomini e donne capaci, preparati e radicati sul territorio. Dall'altra parte non vi è un'alternativa di coesione, a volte anche nel parlare sembrano l'uno all'opposizione dell'altro, stanno insieme per cercare una somma aritmetica non di valori politici, ma queste cose in politica non pagano. Il centrodestra deve vincere le elezioni regionali per far progredire l'Abruzzo come è progredito in questi 5 anni. Grazie Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle. Sì, ci siamo accorti di come è progredito l'Abruzzo in questi 5 anni. Tutti hanno potuto vedere che cosa non sono stati in grado di fare. Li abbiamo visti all'opera. 5 anni, sappiamo che cosa hanno purtroppo prodotto in Regione Abruzzo e l'emergenza è stata così grave, Marsilio è un'emergenza così grave che appunto tutto il mondo progressista si è messo insieme per garantire un'alternativa credibile, reale, valida, competente, guidata da Luciano D'Amico. Le elezioni regionali possono sembrare delle elezioni un po' distanti e invece sono importantissime perché riguardano proprio da vicino la vita di ciascuno di noi. Dicevamo la sanità, abbiamo a che fare con il lavoro, con il trasporto, con il diritto allo studio, con le possibilità per le imprese di riuscire a lavorare con serietà nel proprio territorio. Quindi dobbiamo andare a votare per garantire ai cittadini abruzzesi una possibilità per il futuro. Loro non lo hanno fatto, li abbiamo testati, li abbiamo provati. Quello che è accaduto in Sardegna ha dato un fermento enorme, gigantesco, e oggi ci temono, hanno paura, si innervosiscono quando appunto devono dare prova e
merito delle loro scelte e soprattutto delle loro non scelte, stanno cercando in ogni modo, attraverso le passerelle dei ministri e della Meloni stessa, che viene qui a cercare di dare una mano dopo il disastro che hanno combinato in Sardegna. Ebbene, parlano di un governatore di Marsilio che è venuto in Abruzzo per darci una mano. Purtroppo no, non è venuto in Abruzzo, è stato a lavorare in smart working, lo abbiamo visto tutti quanti. Lasciamolo lì, lasciamolo a Roma, facciamo in modo che il governo di Regione Abruzzo abbia finalmente una persona abruzzese al proprio governo, credibile, preparata. Quindi il 10 marzo andiamo tutti a votare e diamo una chance all'Abruzzo, l'Abruzzo agli abruzzesi. Grazie Leonardo D'Addazio, Fratelli d'Italia. Partiamo da un presupposto. Sicuramente la stabilità che ha dato questo governo è una stabilità che sicuramente non è stata data dal governo precedente, e sicuramente il presidente Marsilio non si dimetterà in anticipo per andare a fare il senatore come ha fatto qualcun altro in precedenza, quindi è garanzia di 5 anni. Abbiamo una coalizione che è insieme dal 1994, a differenza di chi oggi si allea semplicemente per una somma algebrica, perché io ricordo benissimo il Movimento 5 Stelle che ha sempre dichiarato di non fare alleanze con nessuno. Penso che questa sia più chiaro di questo, cioè l'alleanza è organica col PD, quindi molti elettori che simpatizzavano per il Movimento 5 Stelle, che magari ideologicamente erano di centrodestra, hanno abbandonato questo movimento. E da noi io voglio ricordare alcune cose, voglio ricordare anche un'esperienza personale. Io vengo dalla cultura del lavoro, ho fatto 2 anni il cameriere, 5 anni il bracciante agricolo e 23 anni l'operaio. Nel frattempo ho fatto il sindacalista e mi ricordo la piattaforma rivendicativa fatta dal sindacato, dove si chiedevano 5 punti di taglio di cuneo fiscale, di cui 3 a favore del lavoratore e 2 a favore del datore di lavoro. Bene, il governo Meloni di centrodestra ha fatto il taglio sui lavoratori del 7%, solo sui redditi più bassi, fino a 25.000 euro, e del 6% fino a 25.000 euro. L'attenzione che c'è stata da questo punto di vista dal governo di centrodestra io non lo ricordo a mia memoria, quindi dobbiamo continuare questa linea programmatica che c'è tra il governo di centrodestra abruzzese e il governo di centrodestra nazionale. Poi basta ancora una volta con questa storia che si lavora in smart working. È ovvio, probabilmente durante il Covid l'abbiamo fatto tutti ed è ovvio che sia così, però abbiamo continuato a lavorare e la presenza di Marco Marsilio è stata sempre decisiva e continua, come quella dei nostri consiglieri regionali che non stanno seduti negli uffici ma vanno in giro per i paesi per capire benissimo le realtà di ogni cittadino e di ogni paese, perché fare politica seduti in ufficio è molto comodo. Grazie Leonardo D'Addazio, grazie agli altri candidati. Domani avremo le altre liste della circoscrizione di Pescara in una nuova tribuna elettorale. Grazie anche ai nostri telespettatori, arrivederci e buona serata.